Ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è In Zion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su In Zion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno. Questo è un momento in cui si vedono le cose molto chiaramente. Ci sono delle sollecitazioni, qualcuno sopperisce, qualcuno si sviluppa. La storia di Alessio questa mattina, state con noi. Eccoci, ciao raga, buongiorno. Questa mattina è una mattina molto molto particolare, sarò soltanto per quanto riguarda la fase iniziale, poi vi consegnerò alla nostra Ilaria, alla nostra Giorgia, dove ci sarà la storia meravigliosa di Alessio. Però prima intanto saluto la nostra Ilaria, eccola qua, e anche la nostra Giorgia. Giorgia, buongiorno. Ciao, buongiorno, 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 ciao. Buongiorno, e abbiamo un ospite particolare, no? Questa mattina farà una brevissima presentazione, perché è una persona a noi molto cara. Allora, signore e signori, non senza emozione, la nostra grande Dana, eccoci. Dovresti accendere la fotocamera. Benissimo, eccola lì. Ciao Dana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, forse qualcuno non la conosce, però Dana per noi è una persona di grandissimo riferimento, perché è l'organizzatrice dei corsi che noi teniamo per il sottoscritto, ma anche per altri, a Sanremo. E tra l'altro la location, oltre ad essere la più bella, è anche quella che funziona meglio, perché lei è una grandissima professionista. Per chi non l'avesse visto, pochi in realtà, perché in realtà molte persone hanno già goduto dei contenuti che ha presentato Dana nella nostra piattaforma, Dana è presente nella nostra piattaforma In Zion con 2 corsi riguardanti la magia, che vi invito a guardare. Uno, perché sono assolutamente formativi, sono questi di fatto, no? Sono veramente interessanti. 2, perché per scelta di Dana ha voluto fortemente che fossero gratuiti, quindi che fossero usufruibili per tutti. Quindi andate su www.inzion.com a guardare e vedere questi contenuti, e potete comunque vederla dal vivo a Dana quando lei tiene i suoi corsi nella sua sede, in maniera da poter godere di persona sia per i contenuti, ma anche perché è una bellissima persona proprio da vivere dal vivo. Allora Dana, tesoro, tu hai un corso questa domenica per quanto riguarda una persona che noi stiamo curando, oltre che l'immagine, anche i corsi, vero? Sì, esatto. Abbiamo un corso questa domenica 11 settembre di Davide Cristallo, che viene da Roma, e non vediamo ora di partecipare. Ecco, benissimo. Ci sono già un bel po' di persone, c'è ancora qualche posto libero, vero? Ancora sì, sì. Ecco, perfetto, però sbrigatevi, perché non ce ne sono molti. La location di questo posto è un posto meraviglioso. Io ho già tenuto un corso lì in questo posto, sono stato onorato di questo, e l'ho fatto insieme a Davide Cristallo, tra l'altro. Quindi per info andate in www.inzion.com, così da avere tutte le informazioni del caso, ovviamente anche per quanto riguarda questo corso di Davide Cristallo, questa domenica a Sanremo. Vuoi dire qualcosa, Dana? Che non vedo l'ora di
incontrare Davide e partecipare al corso. E comunque è sempre molto emozionante per me, sia i corsi tuoi che mi hanno cambiato veramente la vita più di un anno fa, e sia tutte le persone che vengono a fare i corsi. È un lavoro enorme che state facendo e tantissime persone sono grate a voi, che conosco di persona. Ecco. Sei un tesoro, Dana, veramente. Grazie, grazie di cuore. Io ti saluto, Dana, grazie per la tua disponibilità. Non vedo l'ora di vederti e noi ci vedremo sicuramente, anche perché comunque tutti i miei corsi a Sanremo l'ho programmato ovviamente nella tua sede. Grazie, grazie, grazie di cuore. Un abbraccio immenso, Dana. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie. Ciao, tesoro. Ciao, ciao a tutti. Ciao Dana. Ciao. Ciao. Allora, signore e signori, io intanto, prima di collegarci con il nostro ospite, vorrei che si parlasse dei prossimi avvenimenti. Io ti ho detto fino a ottobre, Giorgia, ti prego, fai fino a settembre, soltanto settembre, se no diventa troppo lunga. Va bene. Allora, 11 settembre dalle 17 alle 20 Andrea Pietrangeli a Frascati con Sticazzi. L'11 settembre Davide Cristallo, lavoro su di sé con esercizi a Sanremo. 11 settembre Luca Nali, pillola rossa a Colle Salvetti. 17 settembre Luca Nali, campane tibetane a Frascati. 17 settembre Massimo Bianchi, la trappola uscire dalla Matrix a Sanremo. 18 settembre Luca Nali, transurfing a Frascati. 24 settembre Massimo Bianchi, la grazia al femminile a Monza. 25 settembre dalle 17 alle 20 Andrea Pietrangeli a Sanremo con Sticazzi. 25 settembre Luca Nali, campane tibetane a Monza. E 25 settembre Davide Cristallo, lavoro su di sé con esercizi a Pesaro. Ecco, grazie, grazie mille, Giorgia Tesoro. Le persone interessate a questi corsi non fanno altro che mandare una mail a luca.nali@lenzaio.com, oppure si possono collegare al nostro sito, alla nostra piattaforma, che sta ogni giorno crescendo nelle visualizzazioni. Siamo a 70.000 visualizzazioni al giorno, ragazzi, grazie, grazie di cuore. E guardare, cercare l'autore che gli interessa, oppure anche tutti i corsi in programmazione. Ne abbiamo ogni settimana, giro per l'Italia, ne abbiamo come media 3-4 corsi a settimana. Grazie, grazie di cuore. Ricordo anche, ecco, una cosa importante, che le persone che sono interessate a partecipare ai miei corsi, però non hanno la possibilità di potervi partecipare per ragioni economiche, possono richiedere di partecipare a offerta libera oppure gratuitamente, basta semplicemente, come ho detto, che lo richiedano. Quindi grazie, grazie di cuore. Io intanto sto con voi un altro secondo perché presento il nostro ospite, perché è una storia meravigliosa. Mi è stato presentato da un amico che conosco di persona, mi ha parlato di lui come di una persona veramente straordinaria. Avendoci scambiato due parole, mi sono accorto che era veramente così. Quindi, signore e signori, presento, signore e signori, non senza emozione, Alessio Angelieri. Buongiorno, Alessio. Buongiorno a tutti, buongiorno Luca, grazie mille per la presentazione. Sono io che sono Grazie. contento e onorato, ecco, di essere qui oggi, con voi. Grazie a te, Alessio, grazie a te. Allora, io mi dilego perché ho altri impegni, ti lascio in ottima compagnia con la nostra Ilaria e con la nostra Giorgia. Quindi, buon proseguimento, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, Ciao Luca, ciao Ida, ciao grazie Giorgia, Alessia, ciao. ciao. Ok, allora Giorgia, se ti vuoi prendere cura dei commenti, poi se ci sono delle domande, tra una mezz'oretta, insomma, così, le leggiamo al nostro ospite. Ok? Certo, ci vediamo dopo, buona live. Grazie Ciao. Giorgia, a più tardi. Ciao. Ok, Alessio, ciao, benvenuto. Ciao. Senti, allora, io sono molto curiosa di conoscere la tua storia, io l'ho letta e mi ha risuonato tantissimo con quella che poi è anche stata la mia storia. Quindi ce la vuoi raccontare? Ci vuoi raccontare un po', chi sei e che cosa è successo in questi ultimi 2 anni? Allora, diciamo che sono sempre stato, tra virgolette, un ribelle. Cioè, ho sempre cercato di mettere in discussione un po' tutto quello che mi veniva propinato, ho cercato di verificarlo personalmente, perlomeno, ricercando le varie informazioni e facendomi una propria idea, ecco, fin da quando ero ragazzo, perché vedevo che alcune cose che mi venivano dette non, in realtà non rispecchiavano la verità, quello che era, diciamo, l'evidenza. Perché ad esempio, per quanto sono sempre stato appassionato di salute e di benessere, vedevo che
ad esempio mio padre seguiva pedissequamente quello che gli veniva impartito, diciamo, dal mainstream, dai vari soloni, dottoroni della televisione, faceva sport, eccetera, ma stava sempre male. Quindi poi abbiamo girato tutti gli ospedali d'Italia e abbiamo visto solo, diciamo, personalmente ho visto da ragazzo solo arroganza, solo ignoranza e arroganza, ecco, quindi e mio padre stava male e veniva in realtà additato come un pazzo, ecco, dalla classe medica, e poi ha sviluppato un tumore, è morto purtroppo con molta sofferenza e, diciamo, ho potuto toccare già con mano le prime bugie, le prime, ma non solo l'ignoranza, ma anche l'arroganza di quello che era il mainstream. Però all'epoca, diciamo, non avevo ancora una visione chiara d'insieme. Poi il mio percorso di studi, mi sono laureato in ingegneria perché mio padre era ingegnere, mia sorella era ingegnere, e quindi l'ho fatto un po', diciamo, come tradizione familiare. Però anche lì non mi sentivo, diciamo, non mi piaceva perché non lo sentivo utile a quello che in realtà era la mia vocazione. Però l'ho fatto lo stesso e poi l'ho accantonata, diciamo, dedicandomi poi ad altre attività perché non ne sentivo, diciamo, l'importanza e volevo, allora ho detto va bene, voglio avere una vita tranquilla e basta. Poi continuo a studiare, diciamo, per conto mio le altre cose come hobby. E poi nel corso degli anni, varie vicissitudini, e poi soprattutto quello, diciamo, quella che chiamiamo pan de fuffa di questi ultimi 2 anni, questa situazione, insieme ad altri fattori, mi ha portato a dire ma qui è da una vita che ci vogliono tutti chiudere, adesso sono riusciti a farlo e devo fare assolutamente qualcosa, non solo per cambiare, riscattare me stesso e fare quello per cui avevo la vocazione, ma anche ad uscire da questa gabbia e fare qualcosa anche per gli altri, per il benessere generale, per aiutare anche le altre persone non solo a stare bene, ma anche a svegliarsi, uscire da tutta questa situazione, da questo matrix. Quindi ho, diciamo, deciso di dedicarmi completamente a quello che era la mia predisposizione, e non solo, ho riscoperto che la mia laurea in ingegneria e la passione, diciamo, per la fisica si sono rivelate utili in questo frangente, perché ho scoperto nei miei studi che in realtà quella che dovrebbe essere la nuova biologia si basa sulle leggi della fisica, e precisamente della fisica quantistica, e poi l'ingegneria mi ha permesso di progettare delle apparecchiature, dei sistemi che permettono alle persone di ottenere un maggior benessere fisico e mentale. Quindi, diciamo, questi fattori e questa ulteriore stretta che ci è stata data dal sistema mi hanno dato una spinta, quella che non ho mai avuto il coraggio di fare. E devo dire che però... Mi ha colpito molto perché hai parlato 2 volte di vocazione, no? Di come tu avessi in un primo momento accantonato quella che era la tua vocazione per, tu hai detto, stare tranquillo. Magari la mia vocazione me la seguo come hobby quando, insomma, nel tempo libero. E mi ha colpito molto perché io sono una coach e lavoro proprio con la vocazione delle persone, cioè aiutandole proprio a scoprire quella che è la loro vocazione, ma anche poi a realizzarla. E mi rendo conto come quando invece noi soffochiamo quella è la nostra vocazione, perché poi è stato quello che per un po' di tempo è successo anche a me, e anch'io sono figlia di un ingegnere, quindi abbiamo diverse cose in comune da tanti punti di vista, però poi ti rendi conto a un certo punto che
non ne vale la pena di... perché poi non sei tranquillo, no? Tu fai quello che pensi sia giusto per stare tranquillo, ma in realtà vivi una vita che non ti appartiene, perché comunque non stai realizzando te stesso, non stai realizzando quella che è la tua identità, e quindi in un certo senso ti tradisci, tradisci il motivo per cui sei venuto su questa terra. E alla fine è come se ci fosse una parte di te che esplode e che ha bisogno proprio di manifestarsi. Quindi capisco esattamente quello che dici quando parli di vocazione, che proprio bussava forte dentro di te. Era come se ti dicesse, dai, però realizzami. Quindi credo che sia anche quello che poi ti ha dato il coraggio di lasciare dei percorsi sicuri, perché tu avevi magari un percorso sicuro che ti garantiva di arrivare alla pensione tranquillo col tuo bel assegno dell'INPS, però hai deciso di rompere un po' questa cosa e di rischiare, e ci vuole coraggio. Però credo che la passione, la vocazione dia poi il coraggio di cui uno ha bisogno. Esattamente, sono completamente d'accordo, perché quello di cui mancano le persone è il coraggio. Noi sentiamo dire adesso spesso la gente è ignorante, la gente è stupida, cioè tanti dicono, però in realtà quello che manca di più non è, sì, in alcuni è consapevolezza, ma in molti è il coraggio di fare le cose. Quindi noi siamo arrivati in questa situazione proprio perché la gente ha paura. Sì, anche non so, il coraggio anche di prendersi la responsabilità delle proprie scelte e della propria vita, che non è una cosa, ecco, facilissima, nel senso, a volte si preferisce stare in una situazione di sofferenza, però sofferenza conosciuta, piuttosto che rischiare, perché tu quando rischi non sai se vai a stare meglio o vai a stare peggio, per cui... a volte preferisci dire no, vabbè, però credo che quando c'è la vocazione il coraggio poi si trova, perché è qualcosa che nasce dentro, una forza che nasce dentro, come l'hai detto tu, insomma. Esattamente, anche perché io poi sono giunto alla conclusione che noi diciamo è il sistema che ci vuole ingabbiare, però siamo anche noi stessi che ci creiamo poi delle catene. Ecco, che e quindi la nostra vocazione, se noi sentiamo questa vocazione forte, poi a un certo punto noi vediamo che in realtà è lei che ci viene a bussare, e quindi dobbiamo o ascoltiamo questa cosa oppure continuiamo ad ignorarla. Anche i problemi, quelli che noi diciamo, in realtà voglio stare tranquillo per, diciamo, abbandonare i problemi, non guardarli, poi loro ti vengono a cercare comunque prima o poi, quindi prima o poi dobbiamo affrontarli in ogni caso, e quindi tanto vale farlo in maniera consapevole e preparata, ecco, quindi esatto. Diciamo questo è quello che mi ha portato poi appunto a dire ok, è arrivato il momento. È il momento di giusto. Mai, ecco. No. Esatto, ma non c'è mai un tardi. Secondo me finché c'è vita c'è la possibilità di realizzarsi e di realizzare le nostre passioni, quindi è solo una convenzione, ma non deve essere un ostacolo, deve essere un limite. I limiti poi alla fine ce li diamo noi, no? Non è che la vita ci mette dei limiti, noi potremmo fare tantissimo, ma spesso siamo noi che diciamo no, non ce la faccio, no, è troppo difficile, e quindi ci condizioniamo, anche perché poi magari rispondiamo a tutta una serie di paradigmi che volenti o nolenti fanno parte della nostra vita, perché magari siamo presi dalla nostra famiglia, dalle esperienze di vita che abbiamo avuto, di fronte a quello che è successo a te con la morte di tuo padre. Anche in questo mi sento molto vicina, perché io ho avuto un'esperienza molto simile con mia madre, e quindi capisco quello che dici. Uno avrebbe potuto reagire in maniera totalmente opposta, se ci pensi, invece noi comunque abbiamo deciso di dire no a quello che ci veniva propinato da quella che viene chiamata la scienza, ma che di scientifico, se vuoi, ha ben poco, ecco. Quindi bene così, ecco.
Senti, io volevo chiederti una cosa. Tu mi hai detto che sei ingegnere. Come hai utilizzato quelle che sono le tue conoscenze tecniche per questa nuova avventura nella quale ti sei immerso e ti sei lanciato? Sì, allora, innanzitutto chiaramente devo ringraziare che mi ha dato diciamo, il mio amico e collega e anche capo, se vogliamo, Angelo Rossiello, che è da anni il titolare del blog evolutamente.it, perché che mi ha dato l'opportunità di fare quello che faccio. Ecco, quindi chiaramente poi quando si entra. Si segue la vocazione, si entra in risonanza con le persone, diciamo, che hanno un idem sentire e quindi si crea questa sinergia e ci si aiuta a vicenda e si sviluppano quelle che sono i progetti comuni. Quindi devo ringraziare completamente lui per questa opportunità che mi ha dato. E è da anni che è in prima linea, titolare, proprietario e fondatore di questo fantastico blog. Ormai sono oltre centinaia gli articoli. Anche lui, per lui, è nato come hobby perché faceva tutt'altro lavoro. E poi anche lui ha avuto varie vicissitudini che l'hanno portato ad abbandonare il suo vecchio lavoro e a dedicarsi completamente a questo. Quindi le nostre strade, diciamo, sono proprio congruenti. Quindi è stato, diciamo, pioniere per quanto riguarda, ha messo in discussione, diciamo, tra i primi in Italia, quella che era le linee guida alimentari del mainstream, e poi però è andato ben oltre perché è stato il primo a parlare anche dello stile di vita, perché noi quando uno cambia alimentazione, anch'io sono passato da appassionato di diete e di fitness, ti sente bene, però poi capisci che dopo un po' non basta. Quindi è tutto lo stile di vita in generale che noi conduciamo in questa società che è sbagliato e che ci porta a star male fisicamente e mentalmente. Quindi è stato pioniere in Italia sull'importanza dei ritmi circadiani. E infatti, recentemente i biologi hanno preso il Nobel per i ritmi circadiani, ossia, diciamo, queste oscillazioni giornaliere in cui i processi, diciamo, fisiologici del nostro corpo seguono i ritmi della giornata. E quindi che sono dettati da alcuni stimoli ambientali, la luce in primis. Quindi, innanzitutto, si parla di luce. E come ingegnere, quindi quindi è appassionato di fisica, sono, diciamo, sono tornato a studiare quella che è la luce, il campo elettromagnetico in generale, e mi è stato molto utile avere già un background in questo senso. In seconda battuta, abbiamo creato a Angelo ha avuto questa idea, ha creato questa figura del light trainer, di cui facciamo anche i corsi in tutta Italia. Avremo anche un corso adesso domenica a Latina, ma sono oltre 3 anni che facciamo questi corsi in giro per tutta Italia, che si occupano appunto di luce, quindi luce naturale e inquinamento luminoso, perché noi le luci artificiali che abbiamo in casa sono lontane. Lontanissime rispetto alla luce solare, creano dei problemi, quindi ai ritmi circadiani, ma anche di ossidazione delle nostre occhi, della nostra pelle, dei nostri tessuti in generale. E poi quello che è l'inquinamento elettromagnetico, che è pervasivo, quindi i danni, diciamo, di cellulare, wifi, router, eccetera, eccetera, sulla nostra salute. Anche qui il mio background in ingegneria, anche perché sono ingegnere elettronico, ma specializzato in telecomunicazioni, quindi mi è servito proprio per andare dall'altra parte, quindi avrei dovuto progettare questi strumenti, ma in realtà adesso ne parlo dei possibili danni che possono esercitare. Ecco, quindi facciamo questi corsi, abbiamo formato un sacco, ormai decine di light trainer in tutta Italia, che sono questa figura che va nelle case a misurare l'elettrosmog, quindi aiutare a mitigare gli effetti dei campi elettromagnetici che possono risultare dannosi e a creare un'illuminazione che è un po' più salubre, cercando di riconnettersi il più possibile alla natura. Chiaramente, se uno potesse vivere completamente immerso nella natura, non avrebbe bisogno di tutto questo, ma vivendo in città, cioè, per esempio, chi vive ma non solo nelle grandi città, a Milano, così anche nelle piccole città, ecco, lo aiutiamo a trovare degli strumenti per mitigare gli effetti. E diciamo il main focus dell'azienda sono
questi dispositivi di fotobiomodulazione e fototerapia, quindi abbiamo preso le frequenze, le lunghezze d'onda più biologicamente attive del sole e le abbiamo messe, diciamo, in delle lampade e ognuno, diciamo, a casa sua può beneficiare di quelle che sono i grandissimi benefici in termini di salute di queste tecnologie. Ancora qui, ancora una volta, il mio percorso di studi si è rivelato fondamentale, quindi non è stato fatto in vano. Al momento non avevo trovato nessuna connessione, perché dicevo, cosa mi serve? Non mi piace progettare strumenti elettronici così, però quando poi hanno a che fare con la salute, allora mi è tornato utile e mi piace anche, ecco. Senti, mi avevi mandato delle slide, vuoi che le mostriamo? Sì, grazie. Ok, perfetto. Allora, eccole qua. Così presentiamo anche l'azienda con la quale collabori e dopo guarderemo anche il sito e lo shop per vedere un attimino più nel dettaglio quali sono i prodotti che vendete, insomma, quello che fate. E niente, quindi conoscervi ancora meglio. Ok, noi, allora, tutto è nato col blog di Evolutamente, che mi ha detto il primo blog in Italia sulle diete e sullo stile di vita ancestrali, www.evolutamente.it, da cui poi è nato anche lo shopping, in cui vendiamo i nostri prodotti, strumenti di biohacking e per fotobiomodulazione e fototerapia. Qui vediamo le nostre lampade, queste sono quelle luce rossa e infrarossa, e la luce rossa e infrarossa sono spettri che appartengono alla radiazione solare, che sono molto, molto biologicamente attivi, ecco, e hanno un sacco di benefici, quindi vanno a stimolare la produzione di energia, a rigenerare i tessuti e tramite l'attivazione delle staminali. Oggi si parla tanto di staminali, ma qui si possono stimolare, diciamo, in modo naturale. Quindi possono avere... Ma dove le metti queste lampade? Le puoi mettere in qualunque parte della casa? Devono essere attaccate tipo al muro oppure possono Messe... Sono anche, allora, quella più piccolina è anche portatile, uno se la può portare anche in giro, in vacanza. Quella più grande naturalmente è un po' più difficile da portare, ma può essere spostata, diciamo, dove si vuole, sia anche appesa al muro o una parete, eventualmente, ecco, dove si preferisce. Questo è un effetto anti-aging, anti-infiammatorio. Noi sappiamo che l'infiammazione è alla base di tutte le malattie, quindi quando noi andiamo... L'infiammazione cronica, perché in realtà l'infiammazione ha un suo, diciamo, ruolo fondamentale, però quando diventa cronica porta a tutte le varie malattie, cancro, Alzheimer, Parkinson, malattie metaboliche, cardiovascolari. E credo che sia la malattia, l'infiammazione è quella di basso livello, dicono i medici, che quelli almeno che si occupano di medicina funzionale, che è la malattia del secolo, perché poi da lì, come dici tu, deriva tutto. Quindi, ecco, intervenire alla radice forse è il modo per evitare poi mali più grandi. Esatto, infatti noi quello che ci proponiamo di fare è quello di andare a intervenire alla radice, e quello che si propone di fare anche un medico che agisce veramente in scienza e coscienza, di andare alla radice del problema e non spegnere il sintomo come fa, diciamo, la medicina allopatica tradizionale, farmacocentrica. Quindi noi in questo modo andiamo a stimolare quindi la salute della pelle e di tutti i tessuti, gli organi, il sistema cardiovascolare, le ossa, il tessuto connettivo, quindi andiamo proprio, ma non solo, poi si va a creare, diciamo, a strutturare quella che è l'acqua biologica. Noi, ecco, ci occupiamo anche di ricerca nel settore della biofisica e da anni si è scoperta che l'acqua che abbiamo nel nostro corpo non è come l'acqua di una pozzanghera, ma è acqua altamente strutturata. Infatti, ne parlava già qua in Italia anche il compianto professore Emilio Del Giudice, sono i lavori di Masaru Emoto e altre persone che facevano proprio la cristallografia dell'acqua, e si vedeva appunto che di quello che si occupa anche la cimatica, diciamo, a seconda dello stimolo ambientale l'acqua è organizzata, è tipo una specie di antenna e va a ricevere i segnali e poi va a plasmare quella che sono la realtà, diciamo, i processi fisiologici all'interno del nostro corpo. Quindi se noi ci prendiamo cura di questa struttura cristallina dell'acqua biologica,
come dei veri e propri cristalli liquidi all'interno del nostro corpo, andiamo a promuovere uno stato di salute. Quindi la luce rossa infrarossa è in grado di fare proprio questo, ecco. Quindi va ad agire proprio a 360 gradi. E poi abbiamo la nostra, possiamo andare avanti anche con le slide, così ora che abbiamo parlato dei benefici. Poi abbiamo un'altra parte che sono le lampade ultraviolette, che permettono, sono nate una tecnologia utilizzate da decenni, perché aiutano con le problematiche cutanee, che è psoriasi, parapsoriasi, vitiligo e dermatiti, e quindi sono utilizzate in campo medico da tempo, ma i benefici vanno ben oltre la pelle. Sì. Innanzitutto sono fondamentali per la produzione fisiologica di vitamina D, perché sappiamo che il sole, diciamo, è lo stimolo d'eccezione, perché va a far produrre solo le quantità fisiologiche, quindi solo quello di cui il nostro corpo ha bisogno, e va a stimolare la produzione di delle forme più biologicamente attive di vitamina D, contrariamente, diciamo, all'integrazione. Quindi sono molto più è molto meglio prendere la vitamina D, farla produrre direttamente tramite esposizione alla radiazione UVB, ecco. Poi hanno un effetto. Siamo tutti carenti di vitamina D, quindi anche perché i range che danno quando si va a fare l'analisi del sangue sono range molto bassi rispetto a quella che dovrebbe essere invece il livello nel sangue, no? Perché il minimo è 30, ma avere 30 di vitamina D è un valore basso, dicono molti dottori. Quindi ecco, queste aiutano a migliorare anche quella condizione. Quindi ottimo. Il problema principale è che purtroppo i medici non fanno misurare solo la vitamina di deposito, quindi la formativa. In realtà poi a volte, molto spesso e volentieri, cosa succede? Che un'infiammazione tende ad avere la forma di deposito bassa, ma la forma attiva alta, perché c'è una grossa, diciamo, l'infiammazione diciamo provoca una grossa conversione nella formativa. Quindi uno può pensare sia la vitamina D bassa, però non va mai a misurare la formativa. In realtà bisognerebbe valutare proprio il rapporto per vedere i livelli infiammatori del corpo, ecco. Infatti Angelo ha scritto proprio un tomo, diciamo, sulla vitamina D, ecco. Quindi chi vuole leggerlo, ecco. E quindi la luce, l'ultravioletto, l'UVB in particolare, va anch'esso sinergicamente con il rosso e infrarosso a ridurre l'infiammazione, a produrre livelli fisiologici di vitamina D, quindi diciamo sono quelli che la persona di cui ha bisogno, ecco, strettamente necessari, non di più e non di meno, e va a migliorare questo rapporto tra la formativa e la forma di deposito, e in modo quindi da andare a massimizzare sia diciamo quello che è l'efficienza del cosiddetto sistema immunitario, andare a detossificare, a risolvere quelle che sono le problematiche infiammatorie ed autoimmuni, ma anche poi altri tipi di problematiche come aterosclerosi, eccetera, eccetera. Ecco. Poi abbiamo messo anche dell'UVA, che va a stimolare l'ossido nitrico, quindi aiuta la prevenzione delle malattie cardiovascolari, e vanno poi insieme sinergicamente sia l'UV che il rosso infrarosso a migliorare anche la performance atletica, perché se noi stiamo meglio e andiamo a migliorare il profilo ormonale, perché vanno a migliorare anche la produzione di tutta una serie di ormoni fondamentali per la salute, tra cui anche androgeni, estrogeni, eccetera, eccetera, vado anche a migliorare quella che è la performance sportiva. Quindi, perché no, anche per gli atleti ne possono beneficiare. Ecco. Questa, diciamo, è la parte, quella relativa a quello che possiamo fare per andare a stimolare, ecco, il benessere della persona. Ricordiamo che se noi andiamo dal dermatologo di mainstream, ci dice non prendete il sole perché fa male. In realtà anche questa è un'altra bugia, è un'altra bufala, perché in realtà si è visto che vi prendete i tumori, in realtà si è visto che i tumori sono aumentati in concomitanza con la curva dell'esposizione al sole, che è scesa. Quindi in teoria ma tra l'altro
quando c'è stato, cioè in questi ultimi 2 anni, il primo periodo quando appunto ci hanno chiuso, quindi non potevamo uscire a prendere il sole, tra l'altro in primavera quando le giornate cominciavano ad allungare, c'era maggiore disponibilità di sole e quella sarebbe stata la cura migliore per tutte le problematiche, no? Invece a casa a fare la pizza. Esatto. Quindi hanno proprio privato di quello che è il sole, il contatto con la natura, e poi la persona si ammalava, non hai visto che ti ammali. Esatto, certo. Andiamo avanti? Andiamo avanti, quindi questa è la prima parte. E la seconda parte è quella relativa, come abbiamo detto, all'illuminazione, perché noi diamo per scontato che l'illuminazione, i LED, eccetera, eccetera, però noi ci siamo evoluti, se voi guardate dietro, lo spettro, diciamo, della luce solare e poi quello dei LED, quello delle lampadine incandescenti, e quello dei neon, non ne parliamo, vedete che sono totalmente diverse rispetto a quello del sole. Quello, diciamo, che era meno... lo spettro che era, diciamo, un po' meno nocivo, un po' più salubre, era quello delle lampadine incandescenti, perché avevano una grossa parte di radiazione infrarossa, che come abbiamo visto è anche benefica, però d'altra parte, visto che consumavano tanto, sono state diciamo, bannate a favore dei LED che consumano meno. Però i LED hanno questa caratteristica che non solo hanno uno spettro completamente diverso da quello del sole, ma hanno anche un picco sulla luce blu. Cosa provoca questo picco di luce blu? Provoca stress ossidativo sia agli occhi, infatti noi quando guardiamo gli schermi abbiamo di solito secchezza oculare, sviluppiamo varie problematiche prima o poi. Ecco. Quindi questo va a creare poi alla lunga possibili degenerazioni maculari e altre problematiche profonde per l'occhio, ma anche per la pelle, perché la nostra pelle è come un pannello fotovoltaico pieno di fotorecettori, quindi andiamo a provocare invecchiamento precoce e stress anche alla pelle. Ma in più vanno a distruggere i ritmi circadiani, perché essendo uno spettro, diciamo, completamente diverso da quello del sole, noi sappiamo che la luce... come fanno gli esseri viventi, abbiamo parlato di ritmi circadiani, sono controllati queste oscillazioni della fisiologia giornaliera da vari stimoli ambientali, quella più importante è la luce del sole. Quindi a seconda di com'è la luce del sole durante il giorno, le nostre cellule capiscono se è mattina, se è pomeriggio, se è sera o se è notte. Se noi di sera dopo il tramonto, diciamo, non dovremmo essere esposti alla luce blu che è quella del giorno. Se noi andiamo tramite schermi, dei cellulari, di computer, televisione, ma anche le lampadine classiche, visto che hanno un picco di luce blu, andiamo a dire al nostro corpo che è mezzogiorno e quindi andiamo a bloccare la produzione di melatonina, andiamo a far produrre cortisolo e quindi il nostro corpo non dormirà bene. Quindi avremo disturbi del sonno, e quindi andremo anche ad inficiare quelle che sono le capacità del corpo di rigenerarsi durante il sonno. Questo porta a problematiche, come abbiamo visto prima, infiammatorie, metaboliche, degenerative, croniche. Infatti la distruzione dei ritmi circadiani è stata associata a tutta una serie di malattie. Ogni giorno, diciamo, nella nostra chat vengono girate decine e decine di studi che escono nuovi a riguardo, ecco. Però anche qui i ricercatori molto spesso non danno soluzioni, dicono questo è il problema, ma poi arrangiatevi, ecco. Possiamo andare avanti, quindi come possiamo ovviare questo problema? Noi abbiamo creato una linea di occhiali che sono di tre tipi, quindi tre tipi di lenti chiare, che possono essere utilizzate, ad esempio, come sto utilizzando adesso davanti allo schermo del computer, e permettono appunto di filtrare una parte della luce blu. E quindi possono proteggere sia i nostri occhi, ma anche, diciamo, quindi poi i nostri ritmi circadiani, perché poi gli occhi colloquiano nel nostro cervello e vanno poi a regolare quelli che sono gli oscillatori circadiani delle nostre cellule, di tutte le cellule del nostro corpo. Quindi sono questi chiari che possono essere utilizzati di giorno,
davanti al computer oppure quando non c'è tanto inquinamento luminoso. Poi ci sono le lenti gialle che filtrano un po' di più perché diciamo sono utilizzabili da chi ha problematiche agli occhi, quindi io ho già una degenerazione maculare, gli occhi secchi eccetera eccetera, devo filtrare di più la luce blu. Sono un ottimo strumento per chi soffre di depressione o chi sta in ambienti altamente inquinati come neon, eccetera, eccetera, in palestre e altri posti, in uffici, con grande inquinamento luminoso. E poi ci sono i rossi per la sera, quindi dopo il tramonto oppure le 3 ore prima di dormire, mi metto gli occhiali rossi e vado a bloccare quasi completamente la luce blu e parte della luce verde, e quindi vado a non inibire il mio corpo, a produrre la melatonina, che è importante, uno degli ormoni fondamentali, vado a promuovere il sonno con tutte le sue fasi, perché c'è gente che magari dorme, dice io dormo 7-8 ore, sì, però bisognerebbe vedere se tutte le fasi del sonno sono a posto, ecco. E poi permette appunto di avere questo reset circadiano. Poi quando vado fuori mi tolgo gli occhiali e godo della luce del sole, perché chiaramente la luce del sole, noi ci teniamo a precisare, è sempre meglio. Non è che, con questi, per onestà, teniamo a precisare, non è che con queste apparecchiature basta, state in casa. No, prima di tutto vi esponete al sole, poi questi sono solo palliativi, ecco, utili. Certo, sono accortezze, visto e considerato che la maggior parte del tempo, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, lo passiamo all'interno, soprattutto ora che arriva la stagione invernale, più difficile, ecco, anche perché di ore di sole ce ne sono meno naturalmente, quindi ecco, forse per l'inverno possono essere un valido aiuto, anzi molto molto interessante, veramente, non li conoscevo e devo dire sono una scoperta per me. Sì, noi siamo veramente contenti perché abbiamo avuto dei feedback veramente, delle persone veramente pazzeschi, perché le persone, per esempio, dicevo, tanti, metto gli occhiali rossi la sera, poi cado proprio steso, non arrivo neanche in stanza da letto, ecco, quindi per questo siamo molto contenti. Abbiamo cercato poi di dare questo tipo di supporto a prezzi anche ragionevoli, perché poi chiaramente se voi andate dall'ottico, se li faccio io gli occhiali blue blocker, che poi in realtà sono chiari, sono blu filtranti, vabbè. Ma lui in buona fede prende le lenti della Zeiss, si fida, magari fa spendere 400-500 euro e uno ha gli occhiali, ma in realtà lui lo fa in buona fede perché non si è mai informati, no? Però andando a vedere la tecnologia, quelle che vendono loro, quelle che producono poi alcune marche, sono in realtà non sono ottimali. Ecco, perché vanno a bloccare certe parti dello spettro, ma lasciano fuori quelle più che in realtà sono più prossidanti. Ecco, quindi noi abbiamo cercato di dare un prodotto che sia proprio più, diciamo, attivo, più protettivo, e allo stesso tempo a prezzi veramente, veramente ridicoli. Ecco. E poi infatti vedremo sullo shopping anche queste sezioni. Dopo vediamo. Tra l'altro hai preparato anche una sorpresa per i nostri, per chi sta guardando la live e per chi segue Luca, quindi dopo la sveleremo questa sorpresa. Esatto. Allora, possiamo andare avanti sull'altra parte, che sono, quindi poi d'altra parte cerchiamo di proteggerci dall'illuminazione artificiale, dall'altra abbiamo creato altre soluzioni, che sono, uno, le lampadine rosse e gialle che vanno, possiamo mettere in casa e vanno a mimare, perché sono, diciamo, pitturate con i colori degli occhiali, e quindi chiaramente sono sì lampadine a LED, però vanno, è come se noi utilizzassimo gli occhiali che abbiamo visto prima, quindi quando siamo a casa possiamo montare semplicemente queste lampadine che sono anche a basso consumo e avere un'illuminazione più salubre. Poi c'è un'altra, queste sono veramente la soluzione più economica, poi c'è una soluzione che è un po' più, diciamo, costosa, perché sono una tecnologia brevettata dalla Toshiba, che è la tecnologia Sunlight, che sono dei LED che però vanno a mimare quello che è lo spettro solare. Quindi praticamente è come se noi andassimo a produrre un mini sole in casa. Non è esattamente uguale, però più o meno, ecco, è simile. Quindi sono una fonte di illuminazione salutare e abbiamo diverse
tipologie, diverse temperature di colore che vanno a mimare il sole all'alba, a mezzogiorno e al tramonto, quindi possiamo mettere nelle varie fasi della giornata, possiamo cambiare spettro. E questo, diciamo, è una veramente, per chi, diciamo, le acquistate, anche qui sono trovate molto bene, perché hanno visto, per esempio, metto la luce del mezzogiorno del sole mentre lavoro al computer, sono più attivo, perché diciamo, le persone riescono a lavorare meglio, vengono prodotte endorfine, e quindi è come stare fuori al sole. Ecco, quando siamo fuori al sole siamo di buon umore, siamo più attivi; quando c'è la giornata grigia siamo dentro il buio, siamo tristi. E poi invece per la sera sono una luce più calda e che simula il tramonto, e quindi si rilassa e si porta poi verso quello che è un buon sonno, ecco. Quindi poi possiamo andare avanti. Ecco, quindi diciamo, in generale noi ci occupiamo, abbiamo veramente un'ampia gamma di servizi, quindi quella che è la parte di ricerca sulla biofisica, come abbiamo visto prima, quindi cerchiamo di creare quella che è una nuova biologia, insieme poi anche a figure di medici, biologi, eccetera, eccetera, che sono persone veramente illuminate nel loro settore, e quindi cerchiamo di dare quello che è una ricerca e divulgazione a 360 gradi. E, ecco, poi giustamente, adesso questo commento Angelo mi ricordava, abbiamo anche delle clip che, per chi porta gli occhiali, che si possono applicare sopra i propri, e quindi gialle e rosse, e quindi per chi è miope o presbite, ecco, può utilizzare i propri occhiali ed avere comunque poi delle lenti gialle e rosse da applicare sopra. E okay, quindi una parte è la ricerca di divulgazione, dall'altra poi facciamo anche corsi sulle discipline olistiche, e abbiamo sviluppato anche l'agopuntura laser, quindi utilizzando la luce rossa, infrarossa laser, fare un'agopuntura che può affiancare quello che fa il medico agopuntore con gli aghi. Quindi facciamo anche corsi con il maestro Davide Cabras, il nostro collaboratore, a riguardo. Abbiamo aperto una collaborazione di cui siamo molto fieri con il dottor Cowan, un famoso medico americano che ha scritto anche, poi consigliamo di leggere, il libro Il mito del contagio, quindi a proposito di questi due anni di follia, e quindi che lavora per smascherare le truffe scientifiche che poi sono antiscientifiche di mainstream. E poi abbiamo fondato la SIMNE, che è una società sostenitori italiani in medicina e nutrizione evoluzionistica, in cui collaborano diverse figure, da personal trainer, biologi, counselor, eccetera, eccetera, che facciamo corsi in tutta Italia per divulgare appunto quelli che sono i risultati della nostra ricerca. Adesso faremo un corso a Pisa a metà ottobre. A Pisa? A casa mia? Sì. Io sono di Pisa. Sei ufficialmente invitata, allora, al nostro corso. Verrò sicuramente, veramente. E quindi, quando, diciamo, fate questo corso? E a metà ottobre, adesso mi pare che sia, cos'è, il 15 e 16, quel weekend. Comunque, okay. ti teniamo allora aggiornata. Contiamo sulla tua presenza. Tanto sul sito anche le persone che fossero interessate possono trovare tutte le informazioni, immagino. Assolutamente, sì, ci sono tutti i nostri corsi, sia di Light Trainer, sia i corsi di divulgazione della SIMNE. Bene, bene. E poi abbiamo anche altri... Sì. Sì, scusa. Sì, finisci. Abbiamo altri, diciamo, oltre alla divulgazione, abbiamo creato un progetto di integrazione, integratori che sono nati per andare a controbilanciare quelle che è i danni relativi allo stile di vita e l'elettrosmog in particolare. Uno è il VDR, che va a promuovere la salute dei recettori della vitamina D. Abbiamo parlato di vitamina D, però non abbiamo detto che praticamente possiamo stimolare la produzione di vitamina D, però poi se il recettore, diciamo, di questo ormone non funziona bene, hai voglia. E quindi questo prodotto è proprio per farle funzionare al meglio, ecco, per ripristinare la funzionalità. In più effetti anche antinfiammatori. E poi l'altro, che abbiamo chiamato Redox Balance, mi va a controbilanciare l'effetto invece dell'elettrosmog
lo stress ossidativo che è provocato da wifi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo creato, anzi, Angelo ha creato la sua casa editrice perché avevamo pubblicato il primo libro insieme e poi ha pubblicato poi altri libri. Però abbiamo visto che anche lì la casa editrice ci sono praticamente... avere a che fare con le case editrici è un delirio, quindi ho detto, ma mi faccio la mia casa editrice, così pubblico non solo i nostri lavori, ma anche quelli di tutti gli autori che sono, diciamo, che hanno una visione alternativa al sistema, ecco, quindi diamo questa opportunità. Poi abbiamo anche altre sezioni dello shopping in cui si può acquistare la carne allevata in modo etico, grass-fed, allevata completamente al pascolo. Quindi mangiano erba, sono animali felici e non sono levati in batterie mangiando schifezze e mangimi vari, ecco. Quindi questi sono, diciamo, quelli che sono i nostri progetti. Un'attenzione a 360 gradi per il benessere di ciascuno di noi, quindi bene, veramente. Senti, Alessio, ho visto che Giorgia ha selezionato un pochino di domande, visto che siamo quasi addirittura d'arrivo, io la tiro su così te le sottopone e puoi rispondere a quello che sono le cose interessanti per i nostri. Ok, eccoci. Giorgia, sei silenziata? Eccomi. volevo chiedervi se possiamo ripetere solo il sito perché molte persone lo stanno chiedendo. Allora, www.evolutamente.it. Ok. Così. Poi c'è il richiamo allo shopping, quindi c'è il blog Evolutamente e poi c'è la sezione dello shopping, quindi shop. Ora facciamo vedere anche il sito, dopo lo facciamo vedere. Ok, allora, Lucia Cini chiede come ci difenderemo dal 5G? Allora, innanzitutto sarebbe meglio boicottarlo e quindi cercare di non acquistare tecnologie 5G, chiaramente lo so che è difficile, cercare di combattere in prima linea sull'implementazione. D'altro canto, con noi, i nostri corsi, appunto, spieghiamo bene come proteggersi. Da una parte cercando di schermarsi, però non possiamo schermarci da tutto, anche perché ci schermiamo dai campi benefici naturali, però dove è possibile una minima schermatura. Dall'altro canto, a noi piace avere delle schermature attive, quindi delle protezioni attive che sono sia tramite il nostro integratore che abbiamo ideato appositamente, poi altri dispositivi, altre pietre naturali come può essere la shungite, eccetera, eccetera, possono aiutarci a mitigare quelli che sono i danni. Ecco. I nostri corsi, per chi fa piacere partecipare, spieghiamo, ecco, poi tutto nei minimi dettagli. Ecco. Allora. Ok, grazie. Monica Beckis chiede, Alessio, conosci lo stile di vita e alimentazione consigliata dal dottor Mozzi secondo i gruppi sanguigni? Anche mio papà stesso calvario, se solo avessi saputo prima certe informazioni. Sì, sì, lo conosciamo. Ecco, poi su alcuni punti ci troviamo d'accordo, poi su altri magari un po' meno, però sicuramente sosteniamo chiunque sia, diciamo, abbia capito quelle che sono le truffe del mainstream, e noi cerchiamo anche poi di trovare punti comuni appunto con persone che la pensano diversamente dal sistema. Ecco. Occorre lavorare con reti, per avere delle reti sinergiche con persone con un idem sentire, ecco, consapevoli. Invece Silvia chiede... Alessio. Purtroppo siamo molto dipendenti dalle tecnologie fonti elettromagnetiche. Come facciamo in modo pratico avere una mitigazione di tale inquinamento? A che distanza, ad esempio, tenere il cellulare? Anche qui ne parliamo nei nostri corsi. In generale, ecco, cerchiamo di utilizzarlo il meno possibile. È una cosa ovvia, però teniamo almeno, di solito, più lontano possibile, 1,5-2 metri di distanza, cerchiamo di metterlo in modalità aereo quando non ci serve, poi possiamo riaccendere, diciamo, la rete dati quando poi dobbiamo guardare i messaggi, eccetera, eccetera. E però cerchiamo di riconnetterci più possibile con la natura, quindi se noi andiamo a fare earthing, quindi stare a contatto con la terra a piedi nudi, chiaramente tenendo lontano il cellulare,
lontano dai ripetitori, però sul bagnasciuga della spiaggia, quindi cerchiamo appunto di vedere l'alba al mattino. Ecco, questo ci dà già una carica che permette poi anche di controbilanciare poi gli effetti nocivi. Ecco, poi insieme a tutti gli altri accorgimenti che noi vediamo, si può mitigare, sono solo palliativi, ecco, però meglio che niente, ecco. Grazie. Allora, poi vabbè, questo commento di Barbara è interessante dove si possono acquistare le lampade progettate da Alessio, ma penso sia sempre il sito che abbiamo detto prima. Ok. Sì, esatto. E Poi ti invece facciamo Giulia. vedere lo shop, già che ci siamo. Facciamo vedere. Questo è il sito. Questo è il sito. Aspetta che... E shop. E qui ci sono tutti i prodotti, lampade per il benessere, occhiali, libri, biohack, corsi, carni grass-fed, come dicevi, test metabolici e integratori. Quindi uno sceglie la categoria che gli interessa e... Ok. Abbiamo risposto alla domanda. Sì, no, infatti l'avevo selezionata prima, però poi quando ci siamo collegate abbiamo già detto il sito, però comunque lo Sì, ripetiamo. così abbiamo fatto vedere anche il sito, perlomeno le persone poi fanno, è più facile trovarlo. Giulio invece chiede, Giulio Truscelli, Alessio, fai anche consulenze private per alimentazione e fitness? Sì, allora diciamo adesso abbiamo iniziato una serie di, diciamo, un programma di consulenze insieme al maestro Davide Cabras, di cui ho parlato prima, e quindi io e lui siamo disponibili per eventualmente fare. Ci occupiamo sia di reset dei ritmi circadiani, ma anche poi di fitness e consigli, diciamo, dello stile di vita in generale. Ok, allora. Luna Sole chiede, Alessio, si possono usare anche per i metalli pesanti? Io sono allergica al nickel. E forse l'aveva chiesto riferito quando stai parlando degli occhiali, se non mi sbaglio. Ah, sì, beh, diciamo che se noi andiamo a mettere a posto i ritmi circadiani e ridurre l'infiammazione, lo stress ossidativo, sicuramente si possono, diciamo, mandare in remissione anche delle allergie, ecco. Poi se intende eventualmente, sono occhiali che sono comunque, abbiamo delle montature completamente nickel free, ecco, se intende invece quello, ecco, se gli occhiali hanno del nickel, no, sono montature che non. Abbiamo montature di plastica, ecco, sia di metallo che di plastica, però poi può selezionare quelle di plastica. Ok, invece, grazie. Monica Bekis, che lenti consigli per chi come me al sole ha problemi di lacrimazione messa a fuoco? In pratica, senza occhiali da sole non posso uscire. Ecco, allora, questo diciamo è dovuto al fatto che le luci artificiali provocano problemi agli occhi, poi ci rendono poi, diciamo, sensibili poi anche alla luce del sole, alla quale dovremmo esporci in realtà senza occhiali, perché anche gli occhiali da sole vanno a interferire poi con quello che è lo spettro solare, no? E quindi, diciamo, il mio consiglio potrebbe essere utilizzare occhiali, ad esempio lenti gialle, in questo caso, quando sta in casa, quando lavora, e poi piano piano riabituarsi gradualmente alla luce del sole, soprattutto iniziare guardando ad esempio l'alba, perché ha delle lunghezze d'onda, soprattutto nell'infrarosso, che sono curative, cosa che hanno anche la nostra lampada a luce rossa, che sono curative poi per terapeutiche per gli occhi, perché hanno lo stesso spettro, ricchezza spettrale dell'infrarosso come l'alba, e piano piano abituarsi sempre di più, poi quando l'occhio poi è in salute riuscirà anche a stare più a contatto con la luce solare, ecco. Però secondo il mio punto di vista, è proprio provocato dalle luci artificiali che lo indeboliscono e poi lo rendono poi inadatto anche a stare al sole, ecco. Molto interessante perché io anche ho lo stesso problema, che fuori senza occhiali da sole. Sì, siamo diventati altamente fotosensibili, ecco. Sì. Come diciamo la nostra pelle, noi invece di esporsi, se noi ci esponiamo al sole tutto l'anno, poi arriviamo d'estate e non avremo problemi. Invece la gente cosa fa? Sta chiuso tutto l'inverno, poi arriva d'estate,
a luglio, mezzogiorno, aragosta al sole, si brucia, poi dicono, vedi che il sole fa male. Beh, certo. E invece a me è sempre stato detto, ma con gli occhi chiari al sole dà fastidio. Qui, diciamo, in particolari condizioni, chiaramente con un certo riverbero, anche in montagna, giustamente sono consigliabili, ecco, avere una protezione come gli occhiali del sole, però in altre situazioni normali, diciamo che i nostri occhi sono in realtà adatti a... hanno tutto quello necessario per sopportarla, ecco. Claudia chiede, per chi porta gli occhiali da vista, come può fare? Grazie. Non si... Mi sentite? Sì, io ti sento. Sì, io sì, ti sento. Ok, no, che Claudia appunto chiede per chi porta gli occhiali da vista, come può fare? Sì, abbiamo le clip, quindi come dicevamo prima, possono essere applicate sopra i propri occhiali e quindi si possono, diciamo, tranquillamente utilizzare in questo modo. Ok, arrivo. Alessio, siamo passata un'ora, ti dispiace magari rispondere a un'altra domanda prima di svelare la sorpresa che hai preparato per noi? Ok. Allora, grazie. Vediamo... Passo questo sempre di Giulio. Alessio, avete qualche detox alimentare sul vostro blog? Grazie Ilaria, grazie Luca e grazie Alessio. Sì, diciamo, noi diamo delle consulenze, poi offriamo anche personalizzate, chiaramente, delle possibilità, dei consigli che possono essere fatti per detossificare l'organismo, ecco, da metalli pesanti, dalle radiazioni elettromagnetiche ed altre cose. Quindi poi consigliamo, ecco, poi vanno individualizzate, ecco, seconda poi della persona. Ok, grazie Alessio. Senti, allora, possiamo dire qualcosa hai preparato per di sorpresa, diciamo, per chi deciderà di acquistare sul vostro sito e fa parte, diciamo, degli amici di Luca? Allora, gli amici di Luca, allora abbiamo creato un codice sconto, NALI, tutto minuscolo, e con questo si potrà avere il 10%, diciamo, sui prodotti che non sono già scontati in promozione. E, insomma, quindi pensiamo, ecco, di fare una cosa gradita. Già cerchiamo di tenere i prezzi bassi, poi cerchiamo di venire incontro in questo modo anche il cliente, ecco. Bene, quindi in fondo uno fa l'ordine e poi immagino ci sarà lo sconto, codice sconto e lì mette NALI. NALI, esatto. Ok, piccolo. Poi per qualsiasi cosa, ecco, può contattarci se qualcuno avesse dei problemi o anche per una semplice consulenza riguardante i prodotti. Non so che prodotto acquistare, ci scrive e noi li indirizziamo. Ecco. Vuoi dare l'indirizzo a cui iscriverti? Sì, allora a cui iscrivervi anzi. alessio@evolutamente.it. Ok. O eventualmente anche angelo@evolutamente.it. Trovate poi anche riferimenti comunque sul sito. Ok. Perfetto. Allora, io Alessio ti ringrazio tantissimo, è stata veramente una live interessante in cui si sono toccati temi veramente importanti, perché ripeto, la vostra azienda è un'azienda che è interessata al benessere proprio completo dell'essere umano, quindi da quella che è l'alimentazione a quella che poi è la vita di tutti i giorni, quindi vi ringrazio veramente per quello che fate e ringrazio anche te Giorgia, per sempre gentile e carina per le domande. No, è stata una bellissima live, veramente, come hai detto tu, cose interessantissime di cui si parla poco purtroppo. Esatto. Di cui si sente parlare poco magari, più che... perché poi chi ne parla c'è. Esatto. E ringrazio tantissimo, ecco, per l'opportunità e per la disponibilità, ecco. E siete chiaramente tutti invitati ai nostri corsi, ecco. Grazie. Io non mancherò. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie, grazie mille.
Listen to my thoughts.